proprio bello ritrovare, posso dire, un'amica, no, dai, è stato un anno esatto, in effetti. Bentornata. Non siete cambiati, lo sai? Non siamo ho cambiato un po' il taglio di capelli. Sì, però il viso quello è. La faccia quella. Non ti sei invecchiata, sei ringiovanita. Capito? Per quello ho tagliato i capelli. Solo che ci manca qualcuno, se non sbaglio. Manca Federica che sta per arrivare, Tu cercavi Alberto, in realtà, io lo so. Che ti ha fatto la coreografia di Inciaccia l'anno scorso. Esatto, brava. E infatti all'inizio, quando sono entrata, ho detto... Ti mando i saluti. Solo lei. Beh, comunque, se cioè, non viene... Delusa, non capito? Salutiamo. Mannaggia. Adesso devo fare per tre, perché devo cercare di compensare, no, l'assenza si di... Si faceva la coreografia di Inciaccia, è vero. E la faceva anche molto bene. Adesso lo dobbiamo preparare per le prossime coreografie, perché esatto, dobbiamo guardare in avanti. Anche perché dall'anno scorso comunque è uscito anche Inafferrabile, sicuramente avrà visto il video. È chiaro. Mi aspetto un grande balletto su quel pezzo. Assolutamente, noi lo prepariamo psicologicamente e così lui studia per l'anno prossimo. Okay. Quando tornerai, quando altrimenti potremo... male che va, mi mandate qualche video, mi taggate in qualche video. A proposito di video, sei diventata social pure tu. Da mo! Ma da mo! Sì, però diciamo che negli ultimi due anni sì, il numero si è incrementato tantissimo. Del resto non possiamo prescindere dal contatto col pubblico, anche perché è quello che poi dà l'amore quotidianamente, quello che ti fa sentire molto atteso. Ma quello più vero poi, paradossalmente, perché... un conto comunque entrare in TV, magari che sei super precisina, no? Vestita, truccata, sistemata, non hai tanto tempo a disposizione nemmeno per parlare di te, perché quando sei in promozione si fanno, che ne so, due o tre domande riguardo al disco. Invece il rapporto è un pochino più diretto, più quotidiano, e magari la gente ti vede sia appena ti svegli, magari quando stai con tuo figlio, quello che fai, tipo, cosa ti piace tipo a dondolare sulla giostra. Esatto, vedi? Bellissima, stupenda quella foto, mi è piaciuta moltissimo, credo l'abbiano apprezzata più gli uomini. Mi sono divertita più io, onestamente, che Andrea, però si vedeva che eri molto divertita, sicuramente. Sì, mi piace da morire, guarda. La bimba che è in Annatatangelo, che poi tutti ci abbiamo questa bimba dentro, Sì, però i bambini ti riportano un pochino indietro nel tempo, e magari fai anche delle cose che prima non facevi. Io non ero un'abituata ad andare al cinema, poi mia madre e mio padre sono stati sempre abbastanza rigidi, quindi non ti ci mandavano nemmeno al cinema, per dirti, cioè non ti mandavano in gita, figurati al cinema. E poi fra l'altro tu sei cresciuta proprio in fretta, dai. Quindi adesso veramente stai recuperando, no, tutto. Fra l'altro oggi Anna, con un bellissimo arancio addosso, sarà il colore primavera. Estiva, malgrado la giornata un po' grigia e la giornata anche un po' difficile. Perché insomma io oggi ti dirò, ho pensato a tante cose che avrei voluto fare oggi con la tua presenza qui, visto che l'anno scorso ci siamo divertite molto. Poi ho pensato anche che per chi fa questo mestiere sono giornate veramente molto delicate, perché urtare la sensibilità di chi ti ascolta è un attimo, e oggi è una giornata di rispetto poi, appunto, certo. Quindi vogliamo evitare, però è chiaro che noi facciamo questo mestiere, io ho il piacere di portare un po' di gioia a casa delle persone, tu lo fai con la tua musica, sì, qualche momento di distrazione ovviamente ci sta nel quotidiano, però ovviamente sì, non è facile. Anch'io questa mattina quando mi sono svegliata ero di un umore, e poi nel momento in cui ho acceso il televisore ho realizzato un pochino quello che sta succedendo anche adesso a Bruxelles. Devo dire che non è facile poi affrontare il proprio lavoro, perché veramente sembra quasi che manchi di rispetto. Poi si rischia anche un po' la retorica in questi casi, Anna, magari a volte non trovi le parole giuste, perché non esistono materialmente le parole giuste in questi casi. No, non ci sono mai. Io l'unica cosa che posso dire è che ovviamente non vedo l'ora che la smettano, perché non sono cose belle, è difficile proprio accendere il televisore e magari anche spiegare a, non dico a mio figlio perché è ancora piccolo, però magari far capire che c'è un'altra parte cattiva, la parte cattiva del mondo. Non è facile. Piccolo, però è già nell'età in cui comprende che c'è qualcosa di strano, probabilmente. Sì, io alcune cose cerco di evitargliele, però sai, mi auguro che tutto ciò possa finire nel più breve tempo possibile e si possa parlare di passato. Di ben altro, appunto. Poi, fra l'altro, tu da mamma a maggior ragione senti questi argomenti e da persona anche con una certa sensibilità. Io